Buongiorno a tutti e bentornati sul canale di Quello che piace a noi. Oggi volevo farvi questo video un po' particolare e perché volevo quasi scrivere una lettera virtuale a tutti quanti, quelli che, tra virgolette, infamano, fanno video su e contro, soprattutto contro, Karim. Questo youtuber che io chiamo amico, seppur mai avendolo conosciuto di persona, però mi accompagna nella mia vita, i suoi video mi accompagnano da circa 6 anni, 7 anni, qualcosa del genere. E per fortuna mi accompagnano i suoi video e lui ne produce pochi di video. Le sue live invece le seguo da circa 3 anni, quindi diciamo che sono un aficionados, come si potrebbe dire. Ecco, mi ha fatto un gran dispiacere il fatto di averlo sentito nell'ultima live di venerdì, che ho visto puto a caso, con dire che è disperato dei canali che ricaricano gli spezzoni delle sue live. È disperato perché poi questa gente si maschera dietro il free use, il freebooter, e stavo solo ricaricando un pezzettino di live e che cosa ho fatto di male, però poi lo fanno con titoli clickbait, con titoli palesemente falsi. L'ultimo in ordine cronologico, lui che si incazza contro Luis. Non è vero. E quindi siccome io apprezzo tantissimo il suo lavoro, e per quanto ne so io, è un bravissimo ragazzo, bravissimo uomo, mi dà fastidio che qualcuno se la senta di accusarlo, mi dà fastidio che qualcuno guadagni sulla sua pelle quando non ha fatto niente. Quindi mi fa star male il fatto che lo si attacchi così tanto e non ha fatto niente, non è entrato in casa vostra, non vi ha rubato i soldi di una vita, non vi ha detto che eravate immigrati, non vi ha stuprato madre e figli, e invece lo si accusa, alcuni ovviamente, non parlo della totalità di YouTube, lo si accusa con una, come se fosse una bestia, cioè non si può, io me la prendo tanto, non tanto perché lo hanno fatto a lui, lo potrebbero fare a me, perché io ho numeri irrisori rispetto ai suoi, cioè io probabilmente faccio ho fatto tante visual sul mio canale quante lui ne fa in un minuto di un video, quindi potete ben capire, però mi fa arrabbiare il fatto che lui non abbia detto niente, gli si dia contro per delle stupidate, per dei titoli clickbait che fanno altri per ricaricare gli spezzoni delle live, e la gente va sotto a commentare questi spezzoni delle live e dice: ah, lo avevo detto io che Karim insultava la sua chat, quelli sono dei deficienti, quelli che le pagano. Ma perché? Ma va, non è vero, fa parte del gioco delle parti, lui fa finta di incazzarsi, la chat lo fa incazzare. Diciamo che sono compromessi del mestiere, ma non è vero che, cioè, io ho visto certi video di certi personaggi che lo accusano, che... Perché non ce la si può fare a fare un video più sereno, più tranquillo? Cioè, lui fa i suoi video, se ti piace
Li guardi, se non ti piace, non li guardi. Anche tutti questi canali di flame, di critica degli altri canali che stanno nascendo adesso e nell'ultimo anno, sono veramente la feccia. Questo qua era più che altro un video sfogo, per dare tutta la mia solidarietà a Karim, anche se non vedrà mai questo video, vorrei comunque dargliela tutta la mia solidarietà. Assolutamente è uno youtuber che è stato capace di rinnovarsi, di cambiare format, di riuscire in ogni suo format. E tra l'altro, Karim, se vedi questo video, Mostarda era veramente geniale, però vabbè. Ho fatto questo video per appunto dare il supporto a Karim e per lanciare una preghiera a tutti quei canali che fanno merda, fanno merda. Cioè, loro si arricchiscono sul nulla, sulle chiacchiere. Pensateci, prima di ricaricare un pezzettino di una sua live o di una live di qualcun altro, perché non sono contenuti vostri. Createne di vostri, createli migliori. Per piacere. Dai, vi lascio così questa domenica. Domenica prossima è la vigilia di Natale. Ci proveremo a fare un video un po' speciale, vediamo un po', ci organizziamo e poi non ci vediamo più fino al 5-6 di gennaio. Non so qual è la prima domenica di gennaio, ma più o meno siamo lì. Va bene? Ciao a tutti, salutoni.